GP Bahrain, Formula 1, programmazione Sky del 7 e 8 aprile. La Cancelletto Formula 1 torna in pista per il secondo appuntamento stagionale, dopo l'esordio a Melbourne prima della pausa pasquale, il Circus si sposta per il secondo weekend di aprile in Bahrain nel circuito Sakhir di Manama, scelto per la 14ª volta per una gara del mondiale. Le Ferrari arrivano da trionfatrici, dopo l'incredibile successo ottenuto in Australia due settimane fa, Sebastian Vettel si è aggiudicato la prova d'esordio, seguito dal favorito Lewis Hamilton e dal compagno di scuderia Kimi Raikkonen. La classifica è quindi guidata dallo stesso campione tedesco con 25 punti, dall'americano che lo tallona a 18, mentre Raikkonen di punti ne ha 15. Per quanto riguarda la classifica delle scuderie, la Ferrari ha compiuto un bel balzo in avanti grazie al primo e terzo posto ed ha conquistato 40 punti, a 18 lunghezze di vantaggio sulla Mercedes. Orari F1, il GP Bahrain in diretta su Sky. Gli appassionati di Formula 1 avranno la possibilità di seguire il GP del Bahrain in diretta soltanto su Sky. La piattaforma a pagamento dedica, infatti, ampio spazio all'evento sul canale ad esso dedicato, ovvero Sky Sport F1 HD, numero 207 del decoder, oltre che su Sky Sport al numero 202. Dopo le prove libere di ieri 6 aprile, i campioni torneranno in pista questo pomeriggio a partire dalle ore 14:00 per la diretta delle prove libere 3, mentre le qualifiche saranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 17:00. Per quanto riguarda invece la programmazione Sky di domenica 8 aprile, l'appuntamento con la seconda gara della stagione avrà inizio alle ore 17:10, ma il collegamento con il circuito di Sakhir comincerà già alle 15:30 con Paddock Live. Federica Masolin e Stefano Valsecchi condurranno i telespettatori all'attesissima gara grazie ad interviste e approfondimenti. Il racconto della Formula 1 sarà anche disponibile sul sito web skisport.it e sull'app gratuita di Sky Sport. Orari TV su TV8. A differenza del GP di Argentina di MotoGP che verrà trasmesso in diretta anche su TV8, Sky ha deciso di non riservare la stessa sorpresa agli appassionati di Formula 1. In questo caso, infatti, il GP di Bahrain andrà in onda sul canale in chiaro, ma in differita. Non sarà possibile assistere né alle prove libere né tanto meno alle qualifiche. Il solo evento che i non abbonati a Sky potranno ammirare sarà la gara dell'8 aprile. La differita avrà inizio su TV8 alle ore 20:30, ovvero a gara già finita.